io direi che insomma, con la prima chiacchierata il quadro generale l'abbiamo un po' riarricchito, ma forse bisognerebbe vedere anche qualche aspetto più analitico, considerando la ristrettezza, l'ho detto già, insomma, della Sì, scelta che abbiamo fatto. assolutamente. Infatti, tra gli elementi analitici che bisogna assolutamente chiarire, vi è ad esempio l'impossibilità di pensare le componenti dell'anima come funzioni. Molti non conoscono analiticamente il mito di Er e quindi potrebbero non cogliere il punto e l'importanza che questo punto ha. Molte interpretazioni tradizionali affermano che almeno le parti mortali dell'anima sono mortali, scusate, sono funzioni, e che l'anima quindi le utilizzi per avere un rapporto con la dimensione empirica, con il corpo, a cui sarebbero comunque intrinsecamente connesse, appunto come unione di anima e corpo. Ma nel mito di Er vediamo bene come queste anime, essendo nell'Ade da 900 anni, quindi da molto tempo, tanto che stanno per reincarnarsi, hanno ancora tutte e tre le componenti dell'anima, non solo quella razionale, ma anche appunto le parti, quelle definite mortali, e anche i conflitti tra di loro, quindi c'è tutta l'anima platonica. Eppure il corpo e la dimensione empirica sono del tutto assenti perché siamo nell'Ade, quindi l'esistenza delle parti mortali dell'anima non ha molto a che vedere con l'azione nella pura sfera empirica, questo almeno possiamo dirlo come prova dirimente. Sì, il mito di Er è veramente un mito che consiglio a tutti di leggere, anche divertente, perché cioè, Platone si diverte quando scrive i miti, perché i miti sono cose serie, ma è un racconto visibilmente totalmente inventato. Platone lo sa benissimo che il lettore minimamente intelligente lo sa anche lui. E quindi la situazione è, come dire, è davvero lui si sente totalmente libero. Quindi abbiamo questa situazione nell'Ade. Quindi sono passati i 900 anni, perché il ciclo di una vita è 1000 anni. 100 anni sulla Terra, 900 nell'Ade. Quindi il ciclo dei 900 anni, per così dire, è finito e si ritrovano tutti e si riconoscono e si abbracciano e no? E poi devono decidere, c'è una situazione a sorte, ma una sorte assolutamente ampia, quindi nessuno rimane danneggiato e quindi tutti i difetti che uno può avere vengono fuori. La fretta, l'avidità, la stanchezza. Uno ha fatto una vita da filosofo e decide di reincarnarsi in un animale perché vuole fare una vita proprio animalesca, tranquilla, senza troppi problemi. E questo dimostra che tutte le componenti dello psichismo umano sono in gioco. E qui evidentemente c'è un dato emotivo, puramente emotivo, uno è stanco e dice basta, adesso altri 300 anni e poi 900 di riflessione filosofica, divento un calabrone, e certamente un calabrone ovviamente non funziona, perché appunto i 100 anni un calabrone non so come fa a viverli, ma questo è un problema che riguarda la metempsicosi, adesso non vogliamo mica affrontare la questione teorica dei limiti della metempsicosi che secondo me non funziona, ma... Però dire che questo è uno strumento narrativo, mito, narrazione, non ragionamento, con cui Platone come dire, ci dà un'informazione decisiva da giocare sul piano razionale. Questo è tipico in Platone, e purtroppo la tradizione ermeneutica questo lo ignora totalmente. Sì, infatti è proprio questo gioco, questo complesso gioco di relazioni si giustifica sicuramente con la natura tripartita dell'anima umana che propone Platone. Cioè proprio considerare l'anima come un intero composto di parti che entrano in una differente relazione fra di loro. E quindi prendiamo ad esempio l'essere umano, considerato nella sua interezza. Per Platone è impossibile che voglia e desideri allo stesso tempo cose opposte, perché sicuramente sarebbe una violazione del principio di non contraddizione. E quindi proprio questa esigenza giustifica l'importanza di ogni volta di ricalibrare l'angolo visuale con cui analizzare questo conflitto interiore.
Ad esempio, il volere e il desiderare sono dinamiche che sembrano simili, ma che in realtà sono diverse e il cui rapporto è veramente complesso. Infatti, per Platone, l'anima volitiva entra in un rapporto di cooperazione con l'anima razionale. Anima razionale che a sua volta frena in un certo senso l'anima volitiva quando prende derive negative. E questo però non vuol dire che la componente volitiva dell'anima debba essere eliminata o sottovalutata, perché è una parte di quell'intero al pari delle altre. Il tutto in relazione di un'armonia sempre relativa, affinché l'anima come intero possa funzionare bene e allo stesso modo le varie parti, cioè le varie funzioni, possano agire correttamente. Sì, in effetti qui su questo terreno Platone gioca concettualmente con una spregiudicatezza da un lato, con una nettezza dall'altro, che non hanno pari, che non hanno uguali. Tutto infatti è legato, come diceva Federica prima, alla distinzione di diversi interi. L'anima umana è un intero, l'anima tripartita, l'essere umano è un intero, il nous, l'anima divina, è un intero a sua volta. E poi è un intero, quindi è una sostanza. Ecco, io che direi che questo è estremamente interessante, perché mostra la complessità dell'analisi platonica e direi anche un modello di analisi che noi dobbiamo assumere, perché poi la realtà è così. E così dobbiamo analizzarla, perché non ci capiti di perdere degli elementi tipici del nostro psichismo. Perché che cosa consegue da questa visione di interi e di sostanze? Che ciò che va bene dal punto di vista dell'anima, che è un intero, che sono io, non va bene dal punto di vista di Maurizio Migliori, anima e corpo. Perché dal punto di vista dell'anima, per esempio, la contemplazione è la cosa più importante. Ma dirà Aristotele benissimo, la contemplazione praticata troppo fa male alla salute. Che se uno trascura il mangiare, il riposare, se uno studia troppo, non va bene. Ci deve essere un giusto equilibrio anche nelle cose giuste, ci deve essere una giusta misura. Perché? Perché quello che va bene per l'anima, quindi pensare e meditare e via dicendo, però il corpo ha le sue esigenze, siccome io sono fatto di anima e di corpo, da questo punto di vista, insomma, vedere le cose da i diversi punti di vista rispetto alle diverse realtà che noi siamo. Sì, infatti a conferma proprio di questa strutturale polivalenza, è bene sottolineare che per Platone sicuramente tutte le sostanze che entrano in gioco non hanno la stessa portata. Ad esempio, nell'Alcibiade I, infatti, Platone chiarisce bene che il vero essere, la parte principale dell'essere umano è proprio l'anima razionale, ed è lì che si coglie il senso profondo dell'uomo. Questo però non nega il fatto che ogni essere umano ha anche un corpo. Quindi, a questo proposito, è bene proprio ricordare la distinzione che il professore fa e appunto sottolinea più volte nei suoi testi, cioè il fatto che Platone distingue tra una cosa e il vero essere di questa cosa. Ad esempio, la cosa essere umano è un composto di anima e corpo, la cui parte principale è l'anima. L'anima, come abbiamo visto, a sua volta è un intero tripartito, la cui parte principale, quindi il vero essere dell'anima, è sicuramente l'anima razionale. Sì, per noi può risultare forse difficile seguire Platone in questa sua capacità di moltiplicare le analisi, di affrontare una realtà da diversi punti di vista, eccetera. Però proprio per questa difficoltà costituisce proprio un insegnamento importante. Platone, cioè, arriva a sostenere due cose apparentemente contraddittorie. Da una parte afferma che tutto dipende dall'anima, che quindi anche alcune malattie in ultima istanza sono, diremmo noi oggi, di origine psicosomatica. Però nel Timeo aggiunge che il legame tra l'anima e il corpo è talmente forte che a volte le parti mortali dell'anima sono così rilevanti che il corpo riesce anche a renderla priva di senno.
Quindi non bisogna accusare l'anima. Esattamente, quindi o anche addirittura che in alcune situazioni delle malattie dipendono proprio dal corpo e non bisogna accusare l'anima di essere malvagi. Non solo delle malattie dipendono dal corpo, che sarebbe banale, ma che alcuni comportamenti anomali dell'anima, del nostro psichismo, hanno un'origine, sappiamo, eh? Sì, esatto. Cioè, a volte per mancanza di oligoelementi uno da fuori di matto, semplicemente perché gli manca, invento adesso, che ne so, il magnesio, gli manca il magnesio e c'ha dei problemi psichici, voglio dire, si verrebbero due cose staccatissime. Sì, qui direi che questo c'è proprio la necessità di prendere... sul serio questa dimensione tra psichismo, tra psiche, tra anima e corpo, e Platone su questo è molto spregiudicato, cioè non dovete pensare alla concezione platonica come anima e corpo in cui tutto deve, l'anima sempre solo in funzione dominante, quindi tutto il movimento viene dall'anima verso il corpo, il quale subisce in qualche modo. No, la questione è proprio... è un rapporto reale in cui c'è una dinamica, c'è un elemento più forte e un elemento più debole, ma anche l'elemento più debole interagisce con quello più forte e quindi in qualche modo lo determina. Questo lo vedremo bene, questo risultato, secondo me, sul piano etico, dove davvero quando affronteremo la felicità, questa polivalenza, questa multifocalità, diciamo noi, dell'approccio umano deve essere assolutamente rispettato, perché, come già ho detto e ripeto, tutto dipende dal punto di vista che assumiamo. Se assumiamo il punto di vista sociale è una cosa, se assumiamo il punto di vista individuale è un'altra cosa, se assumiamo il punto di vista spirituale, psichico, è un'altra cosa ancora, e quindi dobbiamo decidere quale assumiamo e perché assumiamo razionalmente quello e rifiutiamo quell'altro e via dicendo. Ma ne parleremo a suo tempo.